Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Con il video di oggi il mio canale diventerà... Non sono mai stato family friendly, oggi diventerò il nemico di tutte le famiglie possibili e immaginabili. In ogni caso invito a non fare quello che farò in questo video perché non si fa. Ma io sono un fottuto pazzo e quindi lo faccio lo stesso. Quest'oggi mi è arrivato un pacco marcito schifoso lercio. Ci sono dentro delle Air Max 97 Off-White fake. Sono fake perché? Perché oggi andremo a fare un esperimento. Un esperimento in cui useremo il fuoco contro queste scarpe. Ovviamente non posso permettermi di bruciare un paio di Off-White vere, però la mia domanda mi è sorta spontanea. Costano una ballata di quattrini queste scarpe. Quanto effettivamente resistono a agenti atmosferici non normali? Perché... In ogni caso, resistono al fuoco? Quanto resistono? Cosa succede? Questo video mi è venuto in mente guardando un vecchio video del mio amichissimo Vlad, in cui divideva a metà delle Easy Fake per vedere appunto cosa c'era all'interno. Io voglio vedere cosa succede bruciandole, però delle Off-White, perché le Easy cominciano a essere... morte. Tra l'altro le Air Max 97 Off-White sono una tra le poche scarpe che ho toccato con mano e ho avuto con mano, anche se poi non erano mie, ma le ho rivendute insieme a un ragazzo. In ogni caso, questa è la scatola, qui ci sono le scarpe messe malissimo, tipo. Siccome i siti mi hanno scartavettato veramente la mia siti, ho deciso appunto di fare questa cosa, perché non voglio realmente più avere richieste di questo tipo, perché hanno rotto il canale. Tra l'altro bellissimo... Che c***o c'era? Tra l'altro bellissimo come la carta venga utilizzata soltanto per decorazione e non per coprire le effettive scarpe che... sono all'interno. Andiamo a vedere cosa succede. Con il mio super kit da pazzo schizzato che è qui dentro, sto andando a fare questo esperimento. Speriamo bene, voi non fatelo. Queste sono cose esclusive per gente pazza. Tra l'altro questo non è il miglior giorno per fare questo tipo di cose perché è appena piovuto. Logicamente ad un certo punto ho dovuto spengerlo perché non ci sarebbe rimasto veramente più niente e il fuoco poteva cominciare realmente ad essere alto e pericoloso, quindi è meglio evitare questo tipo di cose. Ovviamente qui parliamo di un paio di scarpe fake, però i materiali sono molto simili, sicuramente di minore qualità, ma i materiali sono molto molto simili. Nel giro di 2 minuti circa, chiazza incredibile catramosa di ovviamente plastica sciolta, sotto incredibilmente la scatola è intatta, più resistente la scatola che di queste scarpe qui. Questo è quello che rimane, questo è quello che rimane nel giro di 2 minuti. Quindi abbiamo appurato che queste scarpe sono belle esteticamente, ma non utilizzatele per fare lavoro in casa e non utilizzatele mai per spengere un fuoco, perché prendete fuoco nel giro di 2 secondi anche voi. In ogni caso questo era il video, io spero che vi sia piaciuto, è un video un po' diverso dal solito, un video veramente molto diverso dal solito, lo volevo fare da diverso tempo e spero che vi sia piaciuto. Fatemi sapere qua sotto cosa ne pensate di questo video. Haters, vi aspetto. Non so se si notava la suola come è stata mangiata.